Anglo Calcio FM, il programma interamente dedicato al calcio inglese, il giovedì alle 19.30 sulle frequenze di Punto Radio Cascina e su www.puntoradio.fm con Massimo Corsini e Giovanni Manenti. Ah, welcome back Mr. Manenti, welcome back. Body. Mi siete mancati, veramente. No, io non ti sono mancato, perché non siamo a te. No, ma io mi riferivo ai nostri clienti. Ah, i nostri clienti. Tutto sommato si stava meglio con loro che all'Artemio Franchi di sera. Giovedì scorso. L'unica cosa buona dell'Artemio Franchi era la barista. Oh, ora abbiamo il vice di Oxon al telefono, vero? Buonasera, Larry. Ciao, buonasera a tutti. Che bello risentirti, quant'era? Vabbè, è dalla prima puntata. Lo sai, voglio bene. Allora, lui è l'osservatore italiano di Oxon, no? Sì. Che relazione gli fai a Oxon dopo queste due amichevoli? Direi positiva per l'attacco, un po' meno per la difesa, portieri inclusi, vero? Allora, ci arriviamo con comodo. Quanto tempo ho? Una decina di minuti. Va bene. Allora, diciamo, sono state due amichevoli diverse, come dicevi tu, Giovanni, assolutamente. Poi ti interrogherò su una cosa. Bene. In pratica, per i primi 60 minuti della partita con la Germania, ho visto la vecchia Inghilterra oxoniana, o anche come si dice, come si può dire, ericksoniana anche a volte, cioè che difendeva il risultato ed era poco propositiva. Poi è entrato Wardy e si sono aperte le cataratte, come si dice, perché la squadra ha cambiato pelle, assolutamente. E quindi diciamo che le indicazioni di questo tipo di amichevole qui sono positive, sono negative in quanto è stato un pareggio, una sconfitta che poteva assolutamente essere un pareggio, sono negative, dicevo, contro l'Olanda, perché se l'Inghilterra ci ha messo un'ora per entrare in partita contro la Germania, ma era anche comprensibile, contro l'Olanda invece ci ha messo mezz'ora, ha giocato bene, è passata in vantaggio. Poi non dico che si è spenta la luce, perché ha continuato a giocare abbastanza bene, però diciamolo anche, io lo dico solo in maniera, quando la cosa è palese, diciamo che il gol del vantaggio olandese è viziato da un fallo grande come una casa, e quindi questo anche eventualmente ha condizionato la serata nel suo complesso. Mi chiedevi positivi e negativi. Effettivamente attacco e centrocampo sembrano essere buoni, sembrano essere, virgolette, coperti, e tenendo conto quelli che sono da sempre i problemi che l'Inghilterra trova in questo tipo di competizioni, quindi partiamo sempre dalla condizione psicofisica degli allenatori, dei giocatori al momento e le scelte dell'allenatore. Diciamo che il problema grosso potrebbe essere, che si aggiunge, quello della difesa, ma non perché non siano giocatori bravi, forti, eccetera, perché la media d'età è troppo giovane, sostanzialmente, e quindi potrebbero eventualmente soffrire la maggiore esperienza e scaltrezza anche tecnico-tattica degli attaccanti che incontreranno. Allora, determinate le finaliste dell'FA Trophy e dell'FA Vase dopo che la partita di andata tra
Bognor Regis e Grimsby era conclusa con l'1-0 in favore dei Grimsby, al ritorno confermata la vittoria dei bianconeri, hanno vinto 2-1, prima finalista, seconda finalista l'Halifax Town che aveva vinto 4-2 a Nantwich, al ritorno 2-2 in casa, quindi finale Halifax Town Grimsby due Town. Nobili decadute, chiamiamole così, due nobili Grimsby, due nobili decadute. Invece nel Vase non è riuscita l'impresa Steve Claridge di tornare a Wembley da manager, perché il suo Salisbury, dopo aver perso a Hereford 1-0, quindi di misura, ha perso anche in casa 2-1, quindi non è riuscito a compiere la rimonta e quindi non andrà a Wembley da allenatore. Pensa che a questa partita Salisbury-Hereford, caro Giovanni, erano presenti 3.450 spettatori. Stiamo parlando di un equivalente della prima categoria italiana. Dove c'è 200 persone quando è tanto. Quando è grassa, come si dice. L'altra finalista sarà il Morpeth Town, che all'andata aveva subito la rimonta del Bowers e Pizzey, vinceva 2-0, poi venne raggiunto sul 2-2 dai padroni di casa. Al ritorno, in casa propria, ha vinto 2-1. Per cui le finali, ve lo ricordo, saranno Halifax Grimsby per il trophy e Hereford Morpeth Town per il Vase. Giovanni. Ah beh sì, dunque quest'oggi non c'era moltissimo in settimana, però c'è una ricorrenza molto importante e purtroppo anche tragica, vale a dire che ricorre il 15° anniversario della scomparsa avvenuta il 31 marzo del 2001, pensate all'età di appena 34 anni che avrebbe compiuto nell'arco di un mese, vale a dire il 2 maggio del 2001. Di David Rocastle. David Rocastle, io l'ho definito una delle ultime ali vecchio stampo del calcio inglese, vale a dire uno dei pochi giocatori che era in grado di andare sul fondo dribblando e mettendo palle invitanti per i compagni. È stato il protagonista del boring Arsenal, quello che viene definito con George Graham, che riportò il titolo ad Highbury dopo addirittura 18 anni con il famosa vittoria all'ultimo secondo ad Anfield dell'ultima partita del campionato, l'ultima giornata, il 2-0 con l'Historyman Thomas. Quell'anno disputò tutte le partite Rocastle, ha avuto una vita sfortunata perché eravamo? Era l'88-89. Ma è l'anno che ha ispirato poi il libro. Il libro, certo. Febbre a 90 gradi di Hornsby e poi il relativo film, è chiaro. Esatto. Perché lui è figlio di immigrati caraibici, cioè era figlio purtroppo. Il padre gli morì che lui aveva 5 anni, quindi già si capiva che la sua vita proprio tanto fortunata non era. No. C'è un particolare curioso di Rocastle, che quando non capivano bene perché lui giocasse sempre all'inizio, nei primi momenti dell'Arsenal, a testa bassa, cioè guardava fisso il pallone e non guardava i compagni appena aveva 17-18 anni. Martin Keown, noto figlio di buona nonna, lo prese da una parte, lo mise al cerchio del centrocampo e gli disse: cosa vedi là in fondo? Lui non vedeva la porta perché aveva dei problemi di vista. E da allora Rocastle ha sempre giocato con le lenti a contatto. Grazie a tutti, l'appuntamento con Anglocalcio è a giovedì prossimo, torneremo come sempre alle 19.30 con tante storie, tante notizie, tanto calcio inglese. Ciao a tutti! Ciao! Anglocalcio FM, il programma interamente dedicato al calcio inglese, il giovedì alle 19.30 sulle frequenze di Punto Radio Cascina e su www.puntoradio.fm con Massimo Corsini e Giovanni Manenti. Amorfo per 90 minuti, poi improvvisamente la partita è impazzita. Come succede spesso in Inghilterra, no? Hanno segnato gli ospiti che sono passati in vantaggio al 91esimo grazie a una rete di Wilson, un bel rasoterra dal limite dell'area che ha beffato il portiere. 1-0, grande festa sugli spalti, e i tifosi del Western Superman pensavano di aver già portato a casa lo scalpo del rivale, invece succede l'imponderabile. Succede l'imponderabile perché
un minuto dopo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, un colpo di testa di un giocatore del Bath viene letteralmente parato dal difensore del Western Supermare Ingram sulla linea di porta. Cioè, portiere battuto, questo dice siamo un piano recupero, ci ha messo proprio, ha fatto una parata vera. Penalty ed espulsione sacrosanta. Espulsione sacrosanta, tiro, rete e siamo sull'1-1. Partita finita? No, finita dalle altre parti, non nel Somerset, caro il mio Giovanni Manenti. Insomma, palla al centrocampo, trick track, a un certo punto il Bath recupera la palla con un giocatore che si chiama Harvey vede il portiere leggermente fuori dai pali, da metà campo pallonetto, la palla si insacca, apoteosi al Tiverton Park. He's suddenly power off his line, he's left it up over the keeper, right into the top corner.